Brand Journalism. Brand Journalism, a cura di Lorenzo Zacchetti. Buonasera e bentornati a Brand Journalism, la trasmissione di Radio Lombardia che si occupa di comunicazione a 360 gradi. Questa sera lo facciamo con Giuliano De Danieli, fondatore di Prima Posizione. Benvenuto Giuliano. Ciao, grazie, buonasera a tutti. Allora, con te parleremo molto di digitale, di online, di digitalizzazione, un tema che pervade un po' tutti i settori dell'economia e che, come vedremo, però in Italia ha ancora molta strada da fare. Comincerei però parlando di cosa fa Prima Posizione in generale. Sì, allora, Prima Posizione, diciamo, è una digital marketing agency, che è una parolaccia in realtà. Detta in soldoni, che cosa facciamo? Ci occupiamo di trovare clienti e i nostri clienti attraverso la rete, attraverso il digital. Ok, quindi praticamente un cliente viene da noi e ci dice: ma io avrei bisogno di 100 clienti nuovi al mese. Perfetto. Come posso, dove li posso trovare questi clienti? Noi analizziamo la rete, soprattutto l'emisfero Google e l'emisfero Facebook, che diciamo sono i due mondi dove la maggior parte delle persone, quando va online, passa il suo tempo, e da lì, diciamo, andiamo a pescare i clienti che sono interessati al prodotto, al servizio che il nostro cliente appunto vende. Chiaramente facciamo l'operazione in modo estremamente scientifico. Cosa vuol dire in modo scientifico? Partiamo da un'analisi di mercato, che giusto per darti un'idea, ha queste dimensioni qua, ok? Quindi questo perché? Perché abbiamo molto rispetto dei soldi dei nostri clienti, e quindi quando gli facciamo fare un'operazione online vogliamo avere la quasi certezza che l'operazione vada bene e quindi abbia un ritorno dell'investimento che fa. Ecco, il fatto però che voi subentriate in questa funzione così importante nella nostra fase storica è anche indice del fatto che però soprattutto in Italia le aziende non sono ancora molto a loro agio con il digitale. Come mai siamo in questa fase di arretratezza rispetto al resto del mondo? Bah, guarda, devo dirti che purtroppo l'Italia è sempre il fanalino di coda un po' su tutte le cose. Sta succedendo anche adesso con il discorso dei vaccini, no? Siamo gli ultimi, siamo sempre gli ultimi, siamo eternamente gli ultimi. Ma in realtà credo che questo fatto nella parte digital sia dovuta fondamentalmente a due grandi motivi. Il primo, perché l'imprenditore medio non sa realmente che opportunità potrebbe portargli il digital, quindi diciamo è un'ignoranza buona, mettiamola così, no? Nel senso che non investe perché non sa che il digital può portargli effettivamente tanti clienti, potrebbe portargli veramente ad aumentare il fatturato, anche a raddoppiarlo in un anno. Magari gli sembra fantascienza questa, invece è la realtà. Quindi penso che un po' sia un retaggio culturale, no? Che facciamo le cose sempre alla vecchia maniera e il digital, diciamo, non è visto dall'imprenditore medio come una soluzione per lui, no? E quindi questo penso sia il primo motivo. L'altro motivo penso sia legato al fatto che magari alcuni imprenditori hanno provato ad andare online, magari non hanno ottenuto risultati e quindi hanno mollato la presa, perché ne incontriamo ogni giorno di imprenditori che arrivano da noi e ci dicono: caspita, io ho speso già questi soldi, non ho visto niente, perché dove ho sbagliato, che cosa ho sbagliato. Quindi spesso mollano la presa troppo, troppo velocemente, ok? Però queste, ecco, storie di fallimento nell'approccio col digitale anche a noi è capitato di discuterne spesso. C'è una ragione più frequente delle altre per la quale appunto questi tentativi non vanno a buon fine? Ma guarda, la ragione di fondo è la mancanza di mercato. Cosa vuol dire? Vuol dire che è inutile che io ti proponga di fare un'operazione sul digitale se in primis non ho verificato se uno c'è un mercato e come sta crescendo quel mercato, cioè quel mercato lì dove sei tu azienda, è in una fase iniziale, è in una fase di maturità o è in una fase di declino. Purtroppo lì fuori ci sono anche tanti sciacalli che pur di prendersi i soldini del cliente gli promettono mari e monti, quando magari in realtà
il modello di business del cliente o il mercato non esiste, ok? Quindi per questo noi facciamo prima l'analisi di mercato. Partiamo dall'analisi di mercato approfondita, andiamo a vedere cosa fanno i concorrenti e poi da là andiamo a trovare le nicchie, le sacche vere di opportunità, perché è inutile fare false promesse, tant'è che un imprenditore se viene da noi e ci dice ma io ho 100.000 euro da investire, se non fa l'analisi di mercato non si parte neanche, ma non si parte neanche perché non vogliamo assumerci la responsabilità di un eventuale fallimento poi dell'operazione di promozione online. Ok, quindi è legato proprio al fatto che la cosa viene presa un po' in modo superficiale, no? Cioè si parte a fare un e-commerce, sì, ma ok, fai l'e-commerce, va bene, quella lì è la cosa minore, e dopo però devi renderlo visibile. E com'è che lo rendi visibile? E che budget hai a disposizione? E i tuoi competitor chi sono? E quanto stanno spendendo? E cosa stanno facendo? E con che risultati? Sono tutte domande a cui bisogna rispondere prima di andare online, perché sennò è un bagno di sangue. E io negli ultimi 20 anni di bagni di sangue ne ho visti parecchi. Purtroppo è vero, purtroppo è vero. Chi sicuramente ha fatto una buona analisi per porsi sul mercato è quell'agenzia di creativi che ha scelto questa canzone per un notissimo spot. Sono i Chemical Brothers con Galvanize. Rieccoci tornati in studio con Brand Journalism e con Giuliano Di Danieli, fondatore di Prima Posizione. Stavamo parlando di analisi di mercato come fase propedeutica prima del lancio di un vero e proprio progetto, ma quando poi il progetto parte, qual è il primo passo per poi arrivare a un successo reale nel digitale e, diciamo così, nel web? Bah, diciamo che il primo passo è andare a prendere il cosiddetto mercato consapevole rispetto al cosiddetto mercato latente. Qual è la grande differenza? Il mercato consapevole è composto da tutte quelle persone che ogni giorno vanno su Google a cercare qualcosa per soddisfare un bisogno espresso. Ok, quindi che ne so, io ho bisogno di un idraulico a Padova, vado su Google e scrivo idraulico a Padova urgenze, facciamo un esempio. Quindi in primis bisogna fare in modo che quella domanda lì che ha un bisogno espresso, ha un'urgenza, intercetti il mio sito, intercetti il mio e-commerce in maniera tale che ci sia, diciamo, l'incontro della domanda e dell'offerta nel momento migliore, cioè nel momento in cui quella domanda sta proprio cercando quel prodotto o quel servizio. Chiaramente questa è una cosa, perché una volta che quel potenziale cliente lì ha trovato il mio sito ed entra all'interno del mio sito, devo assolutamente convincerlo che io sono la scelta giusta per lui e non una scelta tra le tante. Quindi qua poi entra in gioco anche un po' più di marketing strategico e quindi di messaggio che io devo dare a quel pubblico target che arriva all'interno del mio sito, perché chiaramente avere traffico all'interno del proprio sito è una condizione necessaria, ma non sufficiente per far business, nel senso che una volta che le persone sono entrate all'interno del mio negozio, devo dimostrare che io sono la scelta giusta per loro. Quindi diciamo che si parte dall'universo Google, si va chiaramente anche sull'universo Facebook e social, dove in realtà lì c'è la cosiddetta domanda latente. Cioè, domanda latente cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente quel pubblico che io vado ad aggredire con la mia pubblicità, magari in questo momento non sta pensando al mio prodotto o servizio, quindi io vado a stimolare un bisogno latente per farlo emergere, non è ancora espresso. E quindi è chiaro che la comunicazione che userò all'interno dei social sarà completamente diversa rispetto a quella che magari userò all'interno di campagne pubblicitarie di Facebook. Poi, per chiudere il cerchio, vado a fare operazioni di remarketing o retargeting, che dette in parole estremamente semplici, vado a prendere, a inseguire, tra virgolette, tutte quelle persone che entrano all'interno del mio sito, ma non hanno acquistato, non mi hanno contattato, per ricordargli che esisto. Quindi vado a ripetere il messaggio mentre queste persone navigano, iniziano a vedere la mia pubblicità dappertutto. E quindi fino a quando, diciamo, il bisogno emerge, non diventa proprio espresso, espresso, espresso e si convincono di contattarmi o di acquistare da me. Ecco, qui arriviamo però a un passaggio fondamentale, non solo per chi ha un business e vuole utilizzare al meglio l'online, ma anche banalmente per chi ha un profilo personale e vuole farlo rendere al meglio. Cioè, la Sì. domanda è come si aumentano, come si acquisiscono più contatti online. Qual è la strategia migliore?
Allora, beh, dipende innanzitutto da quanta concorrenza hai e come è messo il tuo mercato, è sempre lì la chiave. Ti faccio un esempio, per un mio cliente che è un terzista di meccanica di precisione, ok? Abbiamo fatto un'operazione semplicissima su LinkedIn che qualsiasi persona potrebbe fare, che è prima cosa da fare. Cerchi di entrare in contatto con le persone che potrebbero, tra virgolette, essere interessate al tuo prodotto o servizio, quindi con le persone in target. Quindi chiedi sostanzialmente il collegamento. Poi da là cerchi di interessarle pubblicando dei post giorno dopo giorno all'interno del tuo profilo LinkedIn. Cerchi di interessarli per fare in modo che ti vedano, ok, e gli venga voglia, tra virgolette, di contattarti. Quindi non è che agganci le persone su LinkedIn e poi gli rompi le scatole con offerte. Quello è sbagliato perché? Perché io ti aggancio, ma tu non mi hai chiesto un'offerta, quindi non ha senso che io te la mandi. Io semplicemente ti aggancio, ti incuriosisco, ti faccio capire che potrei esserti d'aiuto e utile. E lui, per dirti così, in un mese ha preso quattro multinazionali che adesso lo stanno testando, ovviamente facendogli fare dei mini lotti, però stiamo parlando di 1 milione di euro di nuovo fatturato. Poi, se queste quattro multinazionali gli confermeranno il lavoro con questa operazione semplicissima, che è aggancio il target che effettivamente potrebbe essere interessato al mio prodotto o servizio, e poi comunico, 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 comunico così tanto finché questo pubblico che io ho agganciato si accorge di me e dice: ah, però aspetta un attimo che provo a vedere, ok. Qui però c'è una ciliegina sulla torta da dire, che è stata questa. Allora, io a questo mio cliente gli ho detto di fare anche quest'altra cosa. Gli ho detto: nel momento in cui questi buyer delle multinazionali ti contattano per un preventivo, non fornirgli subito il preventivo, che è un errore, ma invitali in azienda, fai un open house in azienda, fagli toccare con mano effettivamente cosa fai, fagli vedere che sei all'avanguardia, fagli vedere tutti gli strumenti avanzati che usi per la progettazione, in maniera tale che coinvolgi il tuo potenziale cliente con più sensi possibili e gli fai capire effettivamente perché tu potresti essere la soluzione, piuttosto che una soluzione. E da lì ne ha chiusi 4 su 4, quindi non ha mandato il preventivo. Cioè, oggi si parla di vendita 4.0. Cosa vuol dire? Vuol dire che io parto ad acquisire il contatto online, ma poi devo avere anche un sistema di vendita che funzioni per trasformare il contatto in vendita, perché se no rischio di bruciarmeli chiaramente. E questa è un'altra delle cose di cui ci occupiamo noi. Allora, vediamo se ho capito bene la lezione. Io dopo vi voglio parlare anche di un film, però per incuriosirvi un po' prima mettiamo una canzone dalla colonna sonora del film e vediamo se la indovinate. Billy Joel, Moving Out. Allora, siamo tornati in studio. La canzone era Billy Joel, Moving Out. Non so se avete indovinato da quale film era tratta, è stata usata tante volte, ma uno dei suoi usi più famosi è nella colonna sonora del film The Wolf of Wall Street. Perché abbiamo detto questo? Perché grazie a Giuliano De Danieli che è con noi questa sera, all'inizio di giugno arriverà in Italia il Lupo di Wall Street originale, ovvero quel Jordan Belfort dal cui libro autobiografico è tratta la storia del film interpretato da Leonardo DiCaprio. Che cosa farete? Come è nata questa idea? Raccontaci un po' perché è un evento che si annuncia molto importante. Ma diciamo che la voglia è nata dal fatto di andare un po' controcorrente, no? Quindi tutto chiuso, l'Italia ferma, tutti che si disperano, tutti che si lamentano. Ho detto: bene, cerchiamo di dare un segnale forte, anche ovviamente prendendomi dei rischi non indifferenti, chiaramente perché penso di essere uno tra i pochi in Italia che sta lanciando un evento che si terrà dal vivo a giugno. Tutti quanti stanno facendo un po' questi live streaming, ok? Io ho detto no, cioè qua bisogna dare un po' di coraggio, un po' di sostanza a questi imprenditori. E quindi ho detto: ok, invitiamo il massimo esperto a livello mondiale di vendite proprio corpo a corpo, one to one, e confrontiamolo con quello che ho imparato io negli ultimi 20 anni, sempre nella vendita one to one e quindi nella vendita corpo a corpo, ok? Confrontiamo, diciamo,
diciamo, il modo di vendere italiano bar europeo con il modo statunitense, vediamo quali sono le grandi differenze, vediamo quali sono le integrazioni che ci sono tra questi due mondi e cerchiamo di dare agli imprenditori proprio queste due visioni parallele e di fargli cogliere il massimo da questa cosa. L'obiettivo del corso è fare in modo che ogni imprenditore vada a casa con il suo sistema di vendita scritto per approcciare proprio il cliente one to one durante la trattativa one to one. Negli ultimi 20 anni e più di 20.000 ore sul campo mi sono purtroppo accorto che pochissime aziende, forse lo 0,5%, ha in casa un manuale dove c'è scritto sistema di vendita, cioè di come si vende il prodotto, di come si affronta la persona che è davanti, di come si gestiscono le obiezioni, se fanno le domande, cioè non esiste questo manuale all'interno delle aziende. Invece è una cosa indispensabile per poi creare una rete vendita e poter far crescere l'azienda. Ecco, non abbiamo detto dove si svolgerà questo Sì, corso. scusami, allora lo faremo a Padova dal 3 al 6 giugno. Io farò 3 giornate, Jordan sarà presente sabato dalla mattina alla sera e volutamente gli abbiamo chiesto di dedicare 3 ore solo a domande che arriveranno dalla platea. Quindi lui non arriverà e farà semplicemente il suo speech, ok? Ma sarà dedicato proprio ad affrontare casi reali e problematiche reali che vengono proposte proprio dalla platea. Ecco, un'occasione molto interessante anche perché la vicenda personale di Jordan Belfort è molto controversa. Lui è stato anche in carcere proprio per ragioni connesse alla sua attività. Ma qual è il valore aggiunto che una figura di questo tipo, anche appunto perché è controversa, può dare sul mercato italiano, soprattutto visto che è un valore aggiunto appunto rispetto a quello che già fate? Guarda, il valore aggiunto è tantissimo perché lui che cosa ha fatto? Ha preso tutto quello che di buono c'era nell'attività che faceva e l'ha trasformata in modo etico per aiutare le persone a vendere di più. Qual è la grande differenza tra il vecchio Jordan e il nuovo Jordan? Il vecchio Jordan era un abilissimo manipolatore, cioè qual è la differenza tra un manipolatore e un persuasore? Il manipolatore manipola per vendere, ok? L'obiettivo è trarre un vantaggio solo per se stesso. Il persuasore invece è vero che vuole persuadere l'altro magari a compiere un'azione, ma c'è uno scambio proprio win-win, cioè io ti do qualcosa e tu mi dai qualcosa. Quindi diciamo che il Jordan moderno è più uno che insegnerà a persuadere il cliente a fare in modo che scelga il tuo prodotto, il tuo servizio, non a manipolare e quindi a fregare il prossimo. È questo, diciamo, il grande cambio, il grande switch, e lui ci tiene tantissimo anche a dire questa cosa, perché effettivamente poi chi semina male raccoglie male, insomma, Certo, parliamoci chiaro, certo. non si fa tanta strada. Ok. No, è una bellissima idea, un bellissimo progetto. Anzi, se vorrai, noi saremo anche disponibili poi a fargliele dire anche qua nella nostra trasmissione, se lui avrà voglia e tempo, magari potreste venire insieme quella volta. Allora, Sì. io intanto ti ringrazio tantissimo della tua disponibilità. Ti aspettiamo anche con Grazie a Jordan voi. Belfort e nel frattempo ricordo anche il tuo libro, non solo quello di Jordan, il famosissimo Lupo di Wall Street, ma anche il tuo Vincere nel Web. Per magari scoprire le altre cose che stasera non abbiamo avuto il tempo di dire, ma che spero appunto potremo dire ancora presto. Grazie ancora, Brand Journalism torna settimana prossima, vi lascio a pane al pane. Grazie a voi. Brand Journalism. Brand Journalism, a cura di Lorenzo Zacchetti.